E chi siamo insieme grazie, siamo tornati qui con un nuovo video. Ed è tanto che non facciamo un video dove parlavamo semplicemente a cazzo davanti alla telecamera. So che vi piacciono questi video, perciò oggi parleremo di un argomento in particolare che però non piace. La figa. Sì, questo piace. A te non piace. Questo argomento piace. No, allora, però non è quello di cui parleremo purtroppo. Parleremo della scuola, perché la come figa sapete scuola. La figa a scuola. Uno dei uno che cioè, uno aspetta, uno dei motivi per cui andiamo a scuola. Questo, ci questo lo le riprenderemo figlie. Nel corso del sì. Vlog. Parliamo della scuola perché sta per ricominciare la scuola. E il microfono adesso dovrebbe sentirsi meglio. Sta per ricominciare la scuola. Ovviamente con molto dolore facciamo questo video. Noi che la scuola l'abbiamo finita. Esatto. Quindi noi siamo felici, quindi ci andiamo a scuola. Ricominciamo a scuola, sì. Però siamo comunque falliti perché siamo qui a fare video. Comunque, noi ormai dopo due, questo è il terzo anno che ricomincia la scuola senza di noi, praticamente. E ormai siamo distaccati, quindi possiamo dirvi dall'esterno cosa pensiamo della scuola, come vivevamo questi momenti. E devo dire che quando scoccava il 31 a primo settembre era lì che proprio si cominciava. Era proprio la soglia psicologica che si cominciava ad andare in depressione. Perché è settembre. È settembre, dici cazzo, una due settimane inizia a scuola. Quindi ovviamente io per tutta l'estate non facevo un cazzo. Come tutti. E i primi anni che andavo alle superiori, cioè primo, secondo e terzo, cosa facevo? Mettevo al telefono con un amico mio, Lorenzo, e facevamo i compiti che tutta l'estate se li facevamo in quei 10-15 giorni. C'erano momenti brutti, proprio momenti che, in cui volevi spalarti. Volevi cioè, spalarti le palle. Immagini che mentre mi spalo. Ti spali da solo. Cioè, così. Sì. E quindi questi erano giorni brutti perché comunque dovevi fare i compiti, cioè lavoravi più i 15 giorni prima della scuola che durante la scuola. Sì, è abituato all'estate, non fai un cazzo e tutto quanto, poi ti ritrovi che devi stare tutto il giorno sui libri per 10 giorni di fila, è veramente brutto. E poi. Cosa che io non facevo. Poi infatti è successo che dal terzo in poi non ho fatto neanche i compiti per le vacanze, tanto avevo scoperto e poi i professori non li controllavano. Io non l'ho mai fatto i compiti per le vacanze. Ma tanto poi non li controllavano, quindi perché devo fare i compiti? Però poi arrivavi a scuola e dicevi, sentivi, noi facciamo tedesco, sentivi, entra quella tedesco e faceva oh, vai, vi guys tu. E tutti che stanzavano. Vighez e tutti dicevano, che cazzo, ma chi è questa? Che lingua sta parlando? Perché ovviamente ti eri dimenticato tutto durante le vacanze. Sì, però ecco, come stavo dicendo prima, una cosa positiva. Che torna a scuola, eh. Era la figa a scuola. Cioè io andavo spesso a scuola perché magari c'erano quelle due o tre fighe che mi volevo spizzare. Ed era una cosa molto, molto bella. Perché poi i primi anni in cui noi andavamo a scuola non c'era ancora Facebook. Cioè c'era ma non era così sviluppato. Diciamo che cominciò dal terzo o quarto ha cominciato ad essere usatissimo Facebook. Sì, pure i gruppi scolastici e tutto quanto. Aspetta. Niente, stanno litigando sotto casa mia. Comunque sì, era quindi tu per rivedere una figa di scuola dovevi per forza andare a scuola. Sì, non potevi andare su Facebook e te andavi a vedere il profilo come oggi che c'hanno i seguaci. Basta che una c'ha due... e fai i seguaci su Facebook, capito? E c'ha anche un e c'ha i seguaci e c'ha anche una cosa che dà via molto fa e c'ha i seguaci non c'ha cervello e c'ha i seguaci, esatto. E quindi... comunque sì, è tutto così. Allora già una volta non era così, però no, tipo io andavo a scuola con tutte le buone intenzioni, quest'anno faccio il bravo, quest'anno mi comporto bene con i professori. Infatti arrivavano in classe i professori, io facevo tutto quello dirigente, no? Sì, il primo giorno. Primo giorno, il professore, buongiorno. Buongiorno professore. Buongiorno. No, perché nel frattempo mentre io parlavo, si è stoppata la telecamera e sono rimasto con buongiorno. Buongiorno, non sono venuto a posto. Comunque, buongiorno professore, sì. Tutto bene? Come va lei? Tutto a posto? Poi per arrivava e diceva, Darryl è interrogato. Sì, lo diceva proprio Darryl, Darryl è interrogato, io, ma tacci tu a stronzo, pezzo di merda. Una volta sono arrivato il professore, ti senti forte con un registro in mano. Sì, era un tipo molto agabre. Sì, era molto agabre, non avevo un bel rapporto con i professori perché... Vabbè, ma chi è che c'ha un bel rapporto con i professori? A parte quelli che c'hanno le dette, cazzi quelli che hanno le... quelli che c'hanno i seguaci hanno un bel rapporto con i professori, ovviamente, perché è così. Ma non solo loro, anche i lecchini. Sì, anche quello. Però tanto ogni classe c'è un lecchino. Sì, sì, poi il bello è che stiamo tipo demolendo una maggior parte di quelli che ci seguono, perché magari hanno dei buoni rapporti con i professori, gli stanno dei lecchini, delle troie. Poi sta il secchione, poi stanno le troie, poi stanno quelle asociali. Sì. Poi ci stanno i spacciatori. Quelli del primo banco. Quelli del primo banco. Che o sono sfigati perché ci hanno messi perché parlano troppo, tipo come era successo a me e a lui. Oppure sono quelli che sono sfigati e basta. Cioè, perché sono proprio sfigati, gente sfigata. Comunque, ragazzi, come avete capito, noi non è che andavamo molto bene a scuola. Cioè, no, allora, c'è da dire una cosa: io andavo bene a scuola tanto. Molto, fino al terzo c'avevo veramente bei voti. Poi non so. Poi non so cosa è successo. Mi sono cominciato a sbragare. E non è che andavo male, cioè per dire non sono mai stato rimandato. Quindi ragazzi,
prendete esempio, non dovrei mai essere rimandato come me. E non sono mai stato rimandato, bocciato, cavoli vari. Ho sempre passato estati tranquille, senza studiare, ovviamente. E però non è che sono uscito con voti altissimi. Questo perché ho deciso da un giorno all'altro di non studiare più, perché c'avevo con i professori. E quindi io, però non fate l'errore che ho fatto io, che per prendermela con i professori, poi chi si è presa del culo so io, perché comunque i voti brutti ce l'ho avuti io, non loro. Quindi se vi stanno sul cavolo i professori, studiate ancora di più, che prendete bei voti, sì, cioè è quel modo per... proprio alla faccia loro, capito? Volevo fare i complimenti a tutti quelli che non sono stati rimandati, cioè non sono stati bocciati agli esami di riparazione. Come me, bravi. Tanto, raga, sappiamo tutti che all'esame di riparazione si passa sempre, è difficile essere bocciati agli esami di riparazione. E con questo noi cogliamo l'attimo, carpe diem proprio, per augurarvi un buon anno 2015-2016, un anno scolastico. E una buona stagione. Speriamo che il 99,9% di voi non sia bocciato, mentre quello 0,1% sì. Perché sono haters. Aga, fatecisti. Dovete essere bocciati voi. E niente, ragazzi, buon anno 2016. Che pare essere capodanno, che dice buon anno, cioè. Buon anno scolastico. Non vi spasciate troppo. A scuola. A scuola, no, non bevete troppo a scuola. Non fate troppi pessimi professori. Esatto. E ciao. E noi saremo sempre qua, non fare un cazzo. Esatto.